Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora andiamo subito avanti con il libro sul transurfing di Vadin Zeland, la sacerdotessa Itfat, e oggi parleremo del capitolo intitolato Quando il sogno si fermò. Se capitasse mai che il lettore, appisolatosi con questo libro tra le mani, si svegliasse d'un tratto e scoprisse che a farlo cadere nel sonno sia stato il fruscio misurato delle onde che si infrangono sulla riva sabbiosa, lì dove una leggera brezza scuote dolcemente la frangia delle palme, dove l'aria calda ondeggia in una foschia, dove la veglia scivola impercettibilmente nel semioblio e la realtà a occhi aperti slitta nel sogno, allora forse egli avrebbe la fortuna di vedere un certo confine, oltre il quale inizia un altro mondo, incommensurabilmente enorme rispetto a quella minuscola isola di realtà materiale che ci sembra un universo infinito. E allora forse egli avrebbe anche la fortuna di vedere, dall'altra parte dello specchio, due figure dall'aspetto assai insolito, intente a penetrare da quest'altra parte invano. Una di loro ha il volto dipinto di rosso cremisi, capelli neri a caschetto e un lungo vestito di velluto scuro, cinto da un colletto di diamanti. L'altra ha un trucco di scena azzurro, capelli turchini e una tuta verde con un grande fiocco rosa nella parte bassa della schiena. Un osservatore attento potrebbe davvero vedere la diva Matilda e la sacerdotessa Itfat in un miraggio speculare, perché tutto ciò che accade qui e ora, allo stesso tempo accade lì. Del resto, tra quel mondo e questo, la distanza temporale semplicemente non esiste. Avevamo lasciato la diva e la sacerdotessa vicino allo specchio, dopo i loro falliti tentativi di sfuggire alla meta-realtà in cui si erano trovate per volontà della provvidenza. Le due amiche, dopo aver scoperto inaspettatamente il loro secondo nome, non avevano fatto in tempo a riscuotersi che di nuovo, nell'ambiente circostante, avevano ricominciato a verificarsi spaventosi cambiamenti. La luce del giorno, che sembrava provenire dal nulla, mancando il sole in quel cielo, aveva cominciato improvvisamente a trascolorare e presto era imbrunito, ma in modo strano. Non come accade di solito quando diventa buio e il giorno si trasforma gradualmente in notte. Il crepuscolo, infatti, aveva inondato l'atmosfera di cirri e striature, come fa l'inchiostro quando cade nell'acqua, e le strisce scure avevano rapidamente inghiottito lo spazio illuminato, come se le tenebre fossero di una sostanza materiale. «Fatti, che succede?» esclamò Matilda. «Ho paura». «Non sei ancora stanca di aver paura», rispose Itfat. «Io ci sono quasi abituata». «Ecco, sei alle solite. Parli della paura come se fosse una tua occupazione». «Certo, perché è un'occupazione. Adesso ti sto occupando di aver paura». «Tu non hai paura?» «No, sono spaventata». «Ma non è la stessa cosa?» «No. Quando ho paura, sono in preda al panico e quando sono spaventata, mi preparo». «Ti prepari per andare dove?» «Mi preparo per accogliermi in me stessa e affrontare così il pericolo». «Faresti meglio a raccogliere anche me», gridò Matilda, cercando di scacciare da sé le tenebre, come se fossero nuvole di fumo. «No, non sono stanca di aver paura». «Tili, Tili, guarda un po' che cosa interessante». Itfat fece passare la mano attraverso una sbavatura nera e il suo movimento produsse uno strascico luminoso. Poi entrò lei stessa nell'oscurità turbinante e cominciò a girare. Tutta la sua figura si illuminò immediatamente di un'aura luminosa. «Fati, questi trucchi non mi interessano affatto. Non mi calmi neanche un po'. Qui sta succedendo qualcosa di terribile». va bene, sei stata tu a dire che, qualunque cosa accada qui è sempre tutto terribile, però finora siamo vive e stiamo bene. Fati, la tua calma mi stupisce». Di lì a poco le masse crepuscolari riempirono l'intero spazio e solo dal lato reale dello specchio continuava a risplendere nella sua placidità il paesaggio marino, simile allo schermo di un cinema buio. «Vedi», disse Itfat, «che ti piaccia o no, bisogna calmarsi. Non si può infatti continuare a preoccuparsi di ciò che è già accaduto e dura nel tempo». «No, si può, insisteva tutta agitata Matilda.
Dai, calmati, immagina che sia semplicemente scesa la notte. E adesso che faremo? Andiamo al megalite. Ho paura di andarci, è buio e fa paura. Però dentro c'è luce e c'è da mangiare, te ne sei dimenticata? Davvero, esclamò Matilda sorpresa, come se fosse venuta a saperlo in quel momento per la prima volta. Da mangiare, effettivamente mi mangerei qualcosina adesso. E allora andiamo, dai, muoviamoci, pian pianino, si vede abbastanza, non c'è motivo di aver paura, niente da aver paura. Itfat prese Matilda per mano e la guidò come si fa coi bambini. La diva si era davvero calmata e ora seguiva obbedientemente la sacerdotessa. Anche se era buio, i contorni dell'ambiente circostante si vedevano bene e nelle vicinanze spiccavano neri i profili delle case, in mezzo a cui si stagliava, con una sagoma ancora più nera, la torre del megalite. Per contro, le figure delle amiche erano avvolte da aure luminose e ciò conferiva alla misteriosa passeggiata notturna un tocco di romanticismo fantastico. «Ecco quella che sei, Tafti», disse Matilda, «una sacerdotessa coraggiosa. Senza di te mi sarei stesa per terra e mi sarei lasciata morire. Tili, non pronunciare invano il mio secondo nome. O meglio, pronuncialo, ma solo in occasioni speciali, e io farò lo stesso con il tuo». «Perché? Perché bisogna fare così?» «Mi sembra che qui il secondo nome abbia un significato magico. Quando l'ho sentito per la prima volta, un'intera raffica di ricordi e di saperi mi è balenata in testa, ma poi è scomparsa altrettanto all'improvviso. E ora c'è di nuovo nebbia nella mia memoria. Però adesso, quando mi hai chiamata così, mi sono ricordata di cose che sapevo nel mondo dei sogni». «E cosa?» «Ti ho già detto che la meta realtà dove ci troviamo e lo spazio dei sogni sono la stessa cosa. Quando sogniamo, la nostra attenzione vola qui, e ora non siamo solo nell'attenzione, ma anche nel corpo. E allora? Il sogno si svolge solo quando l'osservatore è presente. Se non c'è un osservatore, in questo mondo tutto è a riposo, come in un'immagine statica. Tutti gli eventi, tutte le epoche sono congelati in un paesaggio infinito. Non esiste il tempo che passa. Ma non appena il sognatore penetra qui con la sua attenzione, l'immagine prende vita. È l'attenzione ad attivare il tempo, o più precisamente il tempo nella meta realtà si manifesta come flusso solo perché qui vola l'attenzione e guarda. Come in un film, anche lì quello che è stato girato sulla pellicola giace in essa e quando la guardiamo si muove. «Sì, però non capisco una cosa. Non capisco perché si siano fermati quei manichini grigi. Dopotutto sono personaggi di un sogno, e il sogno dovrebbe girare visto che noi, in qualità di osservatrici, siamo presenti. Ma non tutto si è fermato qui. Qualcosa accade costantemente. Persino i glam rock e l'acqua, come tu stessa hai notato, si muovevano, ma lo facevano a rallentatore. E allora perché il nostro tempo non è sincrono con il loro?» «Dio solo lo sa. Quando mi sono svegliata, io ero a posto mentre loro erano diventati delle statue. Sembra che l'arresto sia avvenuto al momento della mia comparsa. Quando sono arrivata qui, mi è sembrato che il tempo si fosse fermato». «E cosa avevi fatto prima nella realtà? Non ti ricordi?» «No. Dai, Tafti, cerca di ricordartelo. Tafti, Tafti, sacerdotessa, sacerdotessa, che cosa facevi?» chiese Itfat a se stessa. «Aspetta, Ilit, e tu cosa stavi facendo con gli specchi nel teatro?» «Oh, il tuo secondo nome, rispetto a te, suona in un modo strano, è come se mi stesse rivolgendo al tuo sosia». «Al mio riflesso, intendi dire?» «Allora avevamo installato degli specchi sul pavimento e sulle pareti, in modo che lo spettatore non potesse capire dove era il reale e dove era l'immaginario. Una cosa del genere. Non si può scherzare con gli specchi, la realtà stessa è speculare, non le piace quando si gioca con i suoi modelli. Può farti di quegli scherzi da lasciarti tramortita, come è successo a te, per esempio». «Sì, probabilmente hai ragione, e so anche che alla realtà non piace quando la si guarda attentamente». «In che senso?» «Nella meccanica quantistica esiste un concetto che viene chiamato il principio di indeterminazione». «Tili, come fai a sapere parole così astruse?» «A guardarti non si direbbe che tu le conosca». «Vero, però adesso non sono Tili, sono Ilit. Un tempo avevo un ragazzo, era uno studente di fisica e mi raccontava un sacco di cose.
Allora non capivo tutto, ma qualcosa mi è rimasto impresso. Avanti, forza, racconta. Allora, in base a questo principio di indeterminazione, se guardi fisso la realtà, questa scivola via. In che senso scivola via? Nel senso che non si vuole mostrare, non vuole mostrare la sua essenza. Ad esempio, se si cerca di capire fino in fondo in cosa consista un raggio di luce, non ci si riesce. Il raggio prima finge di essere un flusso continuo e poi all'improvviso comincia a diffondersi in porzioni, in quanti. E più lo esamini da vicino, più diventa incomprensibile la sua sostanza. Tili, ma è fantastico, fantastico. Adesso mi è venuto in mente. Itfat lasciò la mano della sua amica e cominciò a girellare in tondo, come faceva ogni volta che era eccitata per qualcosa. Il suo movimento disegnò immediatamente dietro di sé la scia di un vortice luminoso. Mi è venuto in mente, mi è venuto in mente. Fati, mi fai paura di nuovo. Dammi la mano. Puoi parlare con calma? Tutto bene, tutto bene. Allora, con tutta probabilità, prima di arrivare qui, io ero solo impegnata a guardare in modo fisso la realtà. In che senso? Esiste una certa pratica magica. Quando ti trovi in uno stato a metà, tra il sonno e la veglia, hai la possibilità di scoprire la vera natura della realtà. E tu l'hai scoperta? Sì, ho visto che la realtà non si muove in un flusso continuo, ma in porzioni. Come la luce di cui hai appena parlato tu. Davvero? Anche il film è costituito da fotogrammi separati. E come lo guardate nel vostro mondo? Un'immagine dietro l'altra? No, la striscia di pellicola scorre rapidamente e i fotogrammi si fondono in un movimento continuo. Persino lo sfarfallio tra i fotogrammi è impercettibile. Quindi il vostro film è uno dei modelli della realtà. Tutto combacia, la realtà è discreta, ecco cosa ho visto. Interessante, vuoi dire che hai fatto arrabbiare la realtà cogliendola di sorpresa mentre si stava cambiando d'abito e per questo lei ti ha buttato qui? Sì, la realtà non vuole svelare i suoi segreti, non vuol spiegare come viene girato il suo film. Però ancora non capisco perché il sogno si sia fermato. Oh beh, forse è per lo stesso principio di indeterminazione. La realtà cerca di scivolare via quando la guardi fisso, o forse si blocca completamente, come fa un coleottero quando lo prendi in mano. Ecco com'è, Tili, non sei affatto una sempliciotta come a volte sembri, sarai tu una sempliciotta, salsicciotta. Se torniamo nel mio mondo, ti faremo diventare sacerdotessa. Ringrazio umilmente, ma non voglio essere una sacerdotessa, voglio essere una ragazza normale. Ma tu sei speciale. Va bene, farei la diva. Anche da noi c'è qualcosa di simile al vostro teatro. Sì, perfetto, allora è quello che voglio. Ma andiamo avanti. Cosa avevi detto prima sugli osservatori? L'osservatore è la nostra attenzione, disse Itfat. Qui, nello spazio dei sogni, l'attenzione attiva il film e lo guarda come un sonno. Nella realtà, dall'altra parte dello specchio, avviene il contrario. Il film gira da solo e l'attenzione vive in esso. Vive come il personaggio di un film, chiese Matilda. Noi siamo personaggi sia qui che là. E allora qual è la differenza tra qui e là? Itfat ci pensò per un minuto. Sai, pare che non ci siano differenze fondamentali, ma non ho ancora capito fino in fondo. La realtà, come dici tu, scivola via quando si cerca di investigarla. Convenzionalmente si può dire che lì tutto è materiale e qui tutto è virtuale. Ma noi siamo qui nei nostri corpi o no? Possiamo solo dire con certezza che siamo nei nostri manichini. Anche la differenza tra materiale e non materiale è convenzionale. In un sogno, dopo tutto, percepiamo tutti gli oggetti come solidi, se ovviamente l'attenzione si trova nel manichino. Io, finché non ho incontrato il mio manichino, passavo attraverso i muri. E io? Il mio vero corpo è qui, o è rimasto lì? A giudicare dal fatto che il tuo Victor ha detto «Dove sei, mia Tilinchka, tesoruccio mio?», il tuo corpo non è stato trovato, mentre di me non lo so. Abbiamo visto solo la mia statua, e se il corpo è rimasto lì, allora è stato sepolto. Fati, vuol dire che non potrai tornare lì? Posso, la realtà può fare qualsiasi cosa se vuole. Basta mettersi d'accordo con lei, e noi ci metteremo d'accordo. Non dubitarne. Bene amici, e dopo questo fantastico capitolo ci fermiamo qui. Se volete iscrivetevi al canale
e attivate la campanellina per essere sempre avvisati a ogni nuovo video in uscita sul canale. Amici, se volete, mettete un bel like al video e ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo. Non mancate. Ciao!